Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su War Thunder. Non so da quando non porto questo gioco sul canale. Saranno anni, secoli. Saranno decine e decine di migliaia di anni fa che non lo porto. Ma comunque ho deciso di riportarlo perché è un bellissimo gioco. Molto bello, fatto benissimo. E quindi veramente un gioco meraviglioso. Mi piace molto. L'ho già portato sul canale, però purtroppo me ne sono un po' dimenticato. Lo voglio portare sul canale, ragazzi, perché voglio iniziare un bel percorso su questo gioco. Voglio portarci un po' di video e voglio vedere, diciamo, se vi piace, se non vi piace. In questo periodo sto portando un po' di tante cose. E sapete sul mio canale, capite? Perché, ragazzi, voglio. Aspettate, ma forse voi non mi sentite se c'ho il microfono così. Mettiamolo. E niente, porto un po' di varie cose. Consigliatemi no, qua sotto sui commenti, perché vi ricordo che YouTube è il mio blocco commenti, perché se non mi lo rendo mi stufo di riattivarli ogni volta. Quindi se mi volete scrivere qualcosa o mi andate a seguire su, me lo scrivete in privato su Instagram, vi lascio i link, sono tutti qua sotto, oppure sul mio server Discord, ragazzi, là siete liberi di dire quello che volete. Quindi noi qua ci siamo, però il microfono ora lo spostiamo qua. Come ben vedete, siamo la Germany. E ma dove sta? Oh, dove sta la Romania? A proposito, andiamo un po' in ricerca, vediamo un po'. Io mi ricordo che c'era un aereo rumeno qua nella Germania o nell'URSS, nell'Unione Sovietica, non mi ricordo. Oh no, no, ragazzi, no, io mi ricordo che c'era un aereo. Se non mi sbaglio nell'Italia, sai? Se non mi sbaglio proprio nell'Italia c'era questo aereo. Eccolo! Sì, ragazzi, sì! Non ci credo, aereo rumeno qua nell'Italia, guarda là, ma perché poi, vabbè. Rumena, che bello vedere il proprio paese nei giochi. Eccoci qua, ragazzi, in partita. Allora, come prima cosa ci prendiamo un bel caccia. Per andare un po' ad eliminare i nemici. O meglio, quelli che possiamo. Madonna, che volume alto per le mie cuffie. Poi non so per voi quando è alto il volume, ma va bene così. Qua abbiamo il nostro bel aeroplanino. Comunque, ragazzi, non so se avete notato il nuovo cambiamento webcam. Per i nuovi, andate a vedere sul mio canale la webcam come era prima, perché veramente non so se definirla comoda come era prima. Oh, c'è un bel 112 lì sotto. Lo pinghiamo. Ok, eccolo là, ragazzi. Allora, io opterei per fare un po' di astragi. Oh, iniziamo già da ora a fare un. Dai, un colpo, un colpo. Ti prego, un colpo. Oddio! Che stupido che sono. Raga, comunque, non per dirvi, ma cioè, in questo gioco sono abbastanza fortino. Non lo so se questo è l'aereo di prima, eh. Eccolo là. Ah, sì, forse sì, sapete? Dai, un colpetto, ok. Colpo critico. No, ho finito, ho finito. Oh, diminuiamo la manetta, se no dopo andiamo a finire che lo superiamo. E noi non vogliamo superarlo, vogliamo stargli dietro. Oh yes. Dai, dai, ricaricami queste armi. Ok, armi ricaricate. Manetta al massimo. Ma non ci credo, ragazzi. Mi si è schiantato uno addosso, però non è giusto. Non è giusto. Allora, il portabandiera è un po' brutto da usare perché è lento, devi un attimo arrivare dal nemico per fare tutto. E diciamo un po' scomodo da usare. Io posso stare tranquillamente così a lui va. Ci dobbiamo un po' alzare d'altitudine, perché almeno 3000 piedi li dobbiamo raggiungere, li abbiamo quasi raggiunti. Sì, 3000 piedi proprio ora per evitare aerei nemici indesiderati. Là c'è un D510 che si avvicina, ma non credo che si avvicini per me. Infatti, si avvicinano per quel 12 o 7 sotto di me, che poverino sta facendo una fine bruttissima. Eccolo lì. Allora, noi dove puntiamo precisamente? Allora, noi puntiamo. Allora, puntiamo per quell'antiaerea alla ferma. E poi andiamo avanti e eliminiamo un po' di veicoli se ci riusciamo. In questo modo aiutiamo anche i nostri. Anche se però ho paura che qualcuno che non vorrei. Oh, chi è che sento rumore di aerei? No, chi è questo davanti a me? Chi sei tu, man? MK. What? Mai sentito cos'era? Non ho capito chi era, va bene.
Oh, siamo quasi vicino. Comunque mettiamoci un attimo più in posizione, ok. Vediamo un po'. Eccoci. Sì, siamo vicini, ragazzi. Siamo vicini. Manetta. Riduciamo un po' la manetta, altrimenti dopo rischiamo di non azzeccare il bersaglio. Azzeccare. I miei termini napoletani. No, mi stanno sparando, non ci credo. Mi stanno sparando. Ho una perdita di serbatoio. Ma va a fare un po'. Allora, il rumore dello stuco è bello. Il problema. Ok, bravo mitragliere. Mi stanno pure bersagliando, maledizione. Il rumore dello stuco è bello, la sirena sua. Il problemuccio è che fa troppo rumore. Quindi, in poche parole, tutti quanti mi sentono. E distruggito. Ma dove sta l'antiaereo? Ah, era corazzato, sono scemo. Oh, comunque. No, no, ce ne sono troppi, ce ne sono troppi. Non sopravvivo, non sopravvivo. È ovvio che non sopravvivo. Quanti ce ne sono? Mitragliere, fai un miracolo. Guarda là. Raga. Raga, non so se vi rendete conto di quanta gente ci sta dietro di me. Questo è quello che non c'è più potenza per andare. Ok, godo. Ma dopo come li sto seminando. Comunque, manovre evasive, GG. C'è, mi dispiace per te, amico. Speriamo un po' di colpi a quello, magari lo distruggiamo. Colpo critico, godo. Ho fatto un po' di danno. Guardali, guardali, guardali. Questi infami che vogliono tutti la mia kill. Questi qua si butta un'altra bombetta. La butto là sopra. Vai, 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 vai con questa bombetta. GG. Quell'artigliere fa una brutta fine. Dietro di me c'è uno. Bersai ha battuto godo. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Giù, giù, giù. Bravo mitragliere che comunque sta facendo miracoli, Quello un colpettino glielo diamo? No, peccato, ma perché non ho mirato? Rip, raga, ma era predisposto che morivo. Troppa gente. Troppa gente, raga, troppa. Qua possiamo possiamo notare il mio Stuga col pilota morto che sta precipitando. E non so perché il mitragliere non si salva, sinceramente. Vabbè, rip per lo Stuga, raga. Farò una bruttissima fine su il prato. Yeah. Ragazzi e ragazze, se state guardando questo video, anche se ne dubito, la partita di prima ha fatto schifo. E volevo portare tutte e tre l'unità in un video, però mi sa che oggi porto solo aerei, perché voglio fare un gameplay decente con qualche aereo. Allora, ci siamo, nuovo game. Là c'è un E112, sempre quel dannato aereo, che è un borbandiere se non mi sbaglio, uno da picchiata, sì. Allora, andiamo verso... no, però sono tutti qua. Allora io vado un po'... No, no, no! Non ci vado più, ci ho ripensato. Ci ho ripensato, non ci vado più. Mettiamo la manetta al massimo, in questo modo abbiamo più velocità per fare una manovra indesiderata. Oh, chi è quello che si avvicina? Molto furtivo. Furtivo. Paglier. A cosa sta sparando? Al nostro alleato. Manetta al massimo, già ce l'abbiamo, allora... Ok, ci siamo, possiamo sparare. Ora mi indica il puntino. Come on, let's go, colpo. Nessun colpo. Oh, ci avviciniamo, ci avviciniamo. Vai, 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 vai. No, non ci credo. Manetta, diminuiamo la manetta. Ok, alziamola di nuovo. Dov'è il tizio? Dove sei, amico? Dov'è? Dov'è? Alziamoci, alziamoci. Diminuiamo la manetta, lo facciamo andare avanti. Dov'è? Ha virato. È lui? Sì, è lui. È molto arrapato comunque il tizio. Là c'è un... Chi è questo? Colpo? Dai, dammi un bel... colpo critico. Dai, uccidiamogli il pilota, tipo. Oh, ma non me lo prende, raga. Arma inceppata, ovviamente. Oh, chi è che mi spara? Mi stanno sparando, ragazzi. Manetta al massimo se possibile. Ah no, ok. Ah, mi sa che era il mitragliere. Il BF-109 è il mitragliere. Chi è che sta dietro di me? Ok, era un mio aereo. Gli stavo andando anche addosso. Chi è che mi spara? Ah, eccolo. Il BF-109B mi sta venendo addosso. Vuoi un frontale? Godo. O mi voleva prendere, voleva fare il tossico. Ok, evitiamo questo suo rush. Dov'è? Dietro? Non c'ho la manetta al massimo, ragazzi. Vai, 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 giù, 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 giù. No, lui risale, ora, ora si accoda, ora si accoda. Ma ora mi ammazza il pilota. Ah, ma è antiaereo, mi sa.
Davanti aereo. Ragazzi, non riesco a prenderlo. Dove stai andando, caro? Proviamo a vedere. No, mi ha... Eccolo. Andiamo, vediamo. Dai, fai la mossa stupida. E falla questa mossa. E falla, caro BF. Dai, vogliamo fare giro giro tanto così per sempre. Vediamo se lo prendo. No, non è più, è molto più veloce, molto più veloce. Ma mo arriva tutta la fanteria qua, cioè mi conviene scappare altrettanto. Diminuiamo la manetta perché li sento proprio qua dietro, lasciamoli andare. Ok. No, dove? È possibile che stava così lontano e mi ha bersagliato così? Proviamo a fare qualche colpo. Ok, sì. Tra l'altro quell'R ce l'ho anche io. No, c'è il mitragliere, vero? Però io so un difetto di quel mitragliere. Perché con l'aereo ce l'ho anch'io. Il difetto di quel mitragliere è che può sparare solamente in alto. Godo, l'ho abbattuto! Sicuramente l'ho abbattuto perché si è schiantato. Lui probabilmente ha perso il controllo del suo aereo. Come capita molte volte anche agli altri. Una kill ce la siamo portati a casa. Là ci sono un po' di aerei nemici. Io opterei per... andare dietro le montagne per non essere bersagliati. Andiamo qua dietro, belli tranquilli. Il brutto è che basta un colpo per abbattere l'aereo. Basta che colpisci il pilota. Quindi se non è proprio sculato, basta che colpisci il pilota, l'aereo è andato. Purtroppo non puoi fare più niente. Perciò bisogna aumentare un po' l'abilità quella lì, che ti rende un po' il pilota più resistente. Non mi ricordo qual era. Vediamo se c'è qualcuno qua. Non c'è nessuno. Quasi quasi me la faccio una. Uno di questi veicoli. Ovviamente. Ok. Stavo per dire che. Che vuole un po' di coccole da parte mia. Ok, qua c'è un altro mio alleato. Questo mi fa piacere perché almeno non sono solo. Qualcuno che viene? C'è uno Stuka Lena. Oh! Chi è che mi spara? Ok, gli antiaerei là, ma non dovrebbero causarmi problemi. Questo qui mi stava sparando, ma non dovrebbe causarmi troppi problemi. Non ci sono aerei, e visto che io sono un caccia, gradirei almeno qualche aereo, sai com'è. Andiamo a pushare allora. Mi pare strano che nessuno, cioè, venghi qui a... Chi è che mi spara? Credo sempre le antiaeree. Dietro di me c'è qualcuno? No, le antiaeree, sì. Le antiaeree. Allora, siamo a bassa quota. O facciamo un rush incredibile. Non lo so personalmente, perché in questo gioco devi usare molta astuzia. Ma sai cos'è, raga? Secondo me mi schianto e mi prendo un altro... O mi prendo lo Stuka. Perché vedo che là stanno facendo un bordello. Quelli ancora che mi sparano, tra l'altro. Quell'E112 è molto interessante. Borbandiere da picchiare. Oh, questo che vuole fare un frontale così? O intanto possiamo sentire il rumore del bellissimo dello Stuka. Ma lui è aiutato. No, è aiutato un botto lui. C'è un botto di... Dai, dammi un colpo così magari... Poi ti puoi schiantare, eh. È un colpo, ho detto. C'è qualcuno dietro di me? Non dovrebbe. Anzi, no, ci sono alleati dietro di me, credo. Credo. Dai, e darmi quest'arma. Ma c'è il mio friend che... Mi sa che se la vuole rubare la kill. Colpo. Dove è andato il tizio? Vabbè, si schianta. Dammela sta killozza, dai. Dammela questa killozza. Yes! Come on, let's go! Oddio! Siamo alti. No, quelli sono pericolosi. Siamo giù. Please. Non capisco se mi stanno sparando a me entrambi. Ci avevo sperato, guys. No, quello mi punta. Sì. Quello là vuole un po' di mangime. Lo vuole. Ma
Ma questo qui è tutto un posoletto? Scusate ragazzi, non miro. Sì, ma tu però la devi finire. Ragazzi, aiuta, come sai che mi schianto? Mi schianto? No, sono ancora in vita. Facciamo una bella manovra. No, ma che infame però, mi stai sempre dietro. Tu non sai giocare. Non sai giocare, fratè. Tieni premuto il mirino e mi insegui. Che gioco è questo? Cioè, come tu questo lo chiami giocare? Guardalo. Bello che non posso neanche fare niente. Cioè, potrei ingannare tranquillamente. Proviamo a fare la manovra della vita. Manetta a zero. Alza il muso. Se n'è andato da dietro? Se n'è andato, non ci credo. No, non se n'è andato. Manetta a zero. Dove stai, man? Dove stai? Manetta a zero. Eccolo. Andiamo con la manetta. Dove sei? È sotto? Sì, è sotto. Ragazzi, l'ho fatto. Posso dire che l'ho fatto. Cosa? Dove l'ha preso con lo sprint? Raga, avete visto tutti? È ancora dietro, non ci credo a lui. Raga, comunque sono immerso tra i nemici. Non so sinceramente che fare. Squadra migliore, GG. Vabbè, non mi hanno ucciso, questo è l'importante, ragazzi. Però poteva andare molto meglio questo fight. Ma perché, ragazzi, questo qua è come su Rocket League, sono Ball Chaser. Come su Rocket League c'è il Ball Chaser, anche loro, cioè tengono premuto il tasto del mirino e l'aereo va da solo praticamente, loro sparano soltanto. È così il gioco, non è bello, deve essere vario, ragazzi. Bisogna fare un fight fatto bene. Comunque ci portiamo a casa. Non male però come partita. Intanto qua mi apre un trofeo della battaglia totalmente a caso. Oh, che sta roba? No. Ok. Modifica. Grazie. Allora, noi intanto qua, l'unità che devo cercare è questa. Okay, abbiamo sbloccato un po' di cose, ma ci portiamo a casa. Salvatore di forze di terra, lavoro di squadra, la squadra migliore. E vabbè, ci portiamo un po' di adesivi a casa. GG, bella partita. Vediamo un po' le statistiche che abbiamo fatto. Dove siamo noi? Eccoci qua. Ci troviamo... Non è il podio, però dai, abbiamo fatto comunque bello, abbiamo fatto 580 punti, abbiamo abbattuto due aerei, abbiamo abbattuto un veicolo, credo questo sia, sì, e abbiamo fatto una morte, non male, perché poi il primo ha fatto 3 morti, e questo 4 addirittura, quindi ragazzi, non male, dai. Ce la siamo gestita bene con questo aereo. Tedeschen, perché ragazzi, ma che vuoi che i tedeschi non fanno bene le cose. Allora, intanto miglioriamo la copertura qua. Perfetto. Facciamo le compere insieme a voi, vi faccio vedere in diretta, ragazzi. Ma cosa volete di più? Allora, qua che devo fare? Raga, voi mi consigliate di... Se ora foste voi nei miei panni, migliorereste il motore o l'aereo... Vabbè, come si chiama? Io personalmente non lo so, cioè, andrei per la cellula così mi completo qua e dopo penso a questi due. Però secondo me l'aerodinamicità, perché visto che è un caccia mi serve molto l'aerodinamicità. Ragazzi, io vi saluto, è stato molto bello, fatemi chiudere il video che questo c'è la roba, ciao a tutti ragazzi.